Nell'atmosfera e negli oceani tutto il carbonio organico immagazzinato nei sedimenti durante centinaia di milioni di anni. Così oggi la comunità scientifica, attraverso l'autorevole Commissione Intergovernativa per lo Studio dei Cambiamenti Climatici, è giunta alla conclusione che è molto probabile che la causa dei mutamenti in corso sia proprio nelle attività umane. Infatti, il livello di anidride carbonica in atmosfera è il più elevato da oltre mezzo milione di anni e l'aumento più vistoso si è avuto a partire dall'esplosione dell'era industriale. I cambiamenti climatici hanno conseguenze su tutti gli ecosistemi e sull'uomo. Se non agiamo, i danni potrebbero essere gravissimi. L'impatto dei cambiamenti climatici ricade su molti aspetti della vita quotidiana e l'entità dei danni dipenderà dall'entità del riscaldamento che si verificherà. Buongiorno a tutti, benvenuti al collegio dei giovani di Avellino, un ringraziamento anche ai colleghi di provincia e un ringraziamento ai relatori che fra poco prenderanno parte al seminario. Chiaramente prima di iniziare i lavori volevo ringraziare il collega Mimmo D'Agostino perché ha contribuito all'organizzazione di questo evento e quindi grazie Mimmo a nome di tutto il collegio. Passo la parola alla Rosa Gelati che parlerà dell'Under. Ok, eccomi qua. Forse mi sentite, devo usare questo oppure posso andare? Quindi c'ho una voce. Io preferisco venire qua avanti. Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Mi chiamo De Rosa Gerardo, ho 44 anni, vengo da Monte Corvino Rovella in provincia di Salerno. Ho conosciuto l'Under 7 anni fa, sono socio onorario dell'Under, l'Associazione Nazionale a Tutela delle Rinnovabili. Prima di parlare e di scendere nel vostro campo con una persona, con un professionista, ci tenevo a presentare questa associazione. Per quale motivo? Perché come è nata questo mio avvicinamento ad Under? Sapete, avete visto da questo filmato che c'è un'esigenza, siete d'accordo o no? L'inquinamento avanza, io 10 anni fa ho perso mio padre per un tumore e devo dire che queste cose sono in crescita continua, quindi credo che colpisca un po' le persone a noi vicine, chi magari in prima persona, ma è un pericolo che sta là, sempre dietro la porta. Sapete, questo avviene perché? Perché dipende da quello che continuamente inaliamo e da quello che continuamente mangiamo. Io ho 2 figlie e voglio fare qualche cosa per il loro futuro. Credo che se tutti insieme iniziassimo a fare qualcosa per salvaguardare questo nostro pianeta, credo che non dico di ritornare indietro, ma almeno di tamponare, no? Quello che sta accadendo. Ed è questo che poi mi ha spinto a entrare nell'Under. L'ho contattata e dopodiché ho iniziato una collaborazione con loro, sono andato ai loro eventi e addirittura che cosa è successo? Che dopo un certo periodo l'Under mi ha presentato delle opportunità lavorative, mi ha messo in contatto con aziende, perché qua si parla sì di fare qualche cosa utile, qualcosa di che possa gratificarci e essere delle persone attive verso questa iniziativa, ma di fare anche qualcosa per nuove opportunità. Che cosa facevo prima? Io avevo un'impresa edile con 30 dipendenti, avevo iniziato pian piano 20 anni fa, avevo 23-24 anni, da un dipendente, 2, 3, 5, fino ad arrivare a 30 dipendenti, avere certificazione SOA, G1, G3, G6. Conosco l'Under, inizio questo progetto, quando conosco le rinnovabili inizio a vedere qualche cosa di diverso, inizio a vedere un mercato nuovo, e quindi ecco che un anno, 2 anni, di approfondimento nelle rinnovabili, finché poi inizio proprio a entrare nel settore anche come professione, e oggi sono 7 anni che sono proprio nelle rinnovabili con risultati importanti, quindi ecco mi sono dedicato a questo nuovo mercato. Devo dire che forse questa decisione presa 7 anni fa mi ha dato anche modo di trovarmi in un momento dove forse l'edilizia è in calo, no? Oppure va a gonfie vele in questo momento.
No, assolutamente. Ora siamo in un momento dove le rinnovabili stanno modificando un po' le cose, ci sono nuovi scenari e perché no, valutiamo a livello del pianeta come sensibilizzazione cosa possiamo fare, ma cerchiamo di portare anche delle nuove opportunità a noi, no? Come nuovi sviluppi lavorativi. Però questo poi lo lasciamo all'architetto Pardo. Io vi voglio un attimo presentare in 5 minuti chi è l'ANTER. L'associazione che cosa fa? L'ANTER è un'associazione no profit nata per promuovere e tutelare la diffusione delle energie rinnovabili. Facciamo campagne di sensibilizzazione, è nata nel 2009, siamo giovani come associazione, è nata in Toscana, ha coinvolto in poco tempo oltre 200.000 cittadini, quindi segno tangibile di interesse che la green economy genera in Italia e oggi siamo come dire, reputati come il paese del sole, delle fonti che ormai sono in natura. Qual è la nostra missione? La nostra missione è quella di aiutare l'Italia a sviluppare il potenziale della green economy. E abbiamo vento, abbiamo tante risorse naturali, abbiamo questo sole e anche ha due obiettivi: tutelare e promuovere le condizioni di sviluppo del settore a livello istituzionale, coinvolgere i cittadini in questo cambiamento tramite campagne di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità economiche e ambientali generate dalla diffusione di queste forme di energia. Attività e progetti, vi spiego qualche progetto. ANTER porta avanti numerosi progetti con l'obiettivo di diffondere la conoscenza della green economy. Uno tra questi è stato un comune per amico, abbiamo coinvolto tantissimi comuni, li andiamo a trovare, portiamo a conoscere la nostra cooperatività, quindi che cosa c'è nascosto come opportunità dietro a questo grande progetto. E per questo organizziamo un festival interattivo che si chiama L'Energia dell'Italia, poi vi faccio vedere un filmato di questo evento. Oltre a questo abbiamo un altro progetto che ormai è iniziato da quest'anno, 2014, l'obiettivo è entrare in 1000 scuole italiane, già siamo a buon punto, ci sono già 400 richieste, noi abbiamo iniziato con questo progetto che è il sole in classe, cioè ora ve lo spiego perché, che cosa facciamo con il sole in classe? Praticamente attraverso un cartone animato, attraverso la spiegazione che attraverso il sole si può creare energia, attraverso il vento, i bambini prendono, fanno loro questi messaggi e li portano a casa. Se vogliamo cambiare il futuro dobbiamo iniziare anche proprio dai bambini, siete d'accordo? E allora questo è qualcosa di importante, vedete, i bambini tornano a casa e vanno un po' a richiamare i genitori, vanno presto a spegnere la luce, magari noi in questo momento dove veniamo da una cultura diversa, forse per noi è meno importante fare queste cose e noi vogliamo aiutarvi attraverso anche la sensibilizzazione del nostro futuro, perché questo è il nostro futuro. Il Sole in Classe è questo progetto formativo dedicato alle scuole elementari e medie di tutti i territori italiani, qua vi dico veramente aiutateci. Perché basta segnalare a quella posta elettronica che vi ho fatto vedere, anzi scrivete www.ander.info oppure prendete poi i nostri riferimenti perché avete avuto un modulo a fine di questo seminario consegnato per essere contattati, per condividere determinate cose. Segnalate magari se avete contatti con le scuole locali, perché possiamo organizzare in tutta la provincia dove magari voi avete contatti. Chi prima fa richiesta, nell'arco di qualche mese saremo pronti a venire dai vostri figli, nelle scuole dei vostri figli, a portare questi messaggi. È qualcosa a livello educativo molto molto forte. Il nostro compito è di offrire dei validi strumenti affinché gli studenti possano conoscere il mondo dell'energia e comprendere come l'utilizzo di fonti rinnovabili produca grandi benefici all'ambiente. Noi lo facciamo attraverso questo cartone animato. Attenzione, questo è veramente un gioiello perché... come è stato fatto, è stato premiato, ha preso un premio nel 2013 al Film Festival Emissioni Zero, tematica ambientale di Padova, col Ministero dell'Ambiente, quindi è stato molto molto apprezzato e ora lo stiamo divulgando un po' tutte le scuole. Relazioni istituzionali, a tutela delle energie rinnovabili, cioè cerchiamo di coinvolgere e sensibilizzare le amministrazioni nazionali e locali nel passaggio da un'Italia moderna è attenta alla sostenibilità ambientale. Abbiamo coinvolto 800 comuni, questo è l'evento che abbiamo creato a Roma, quel festival interattivo si chiama Energia dell'Italia, dove vedete in prima qua in questo parterre eravamo in 12.000 persone, immaginate a palla automatica, su grande come dire, presenza degli associati e 800 sindaci quando hanno visto tutti questi
tesserati, allora hanno capito veramente la forza che ha questa associazione. Vedete, questi erano alcuni sindaci che abbiamo fotografato come ricordo dell'evento. Abbiamo altri progetti, uno di questi è questo, Ante promuove insieme al CREA, al Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Energie Alternative, il Master IMES Ante in Bioenergia e Ambiente, che vede l'Università degli Studi di Firenze. Quindi diamo dei sostegni alle persone, agli alunni, agli studenti che vogliono portare avanti questo discorso sulle rinnovabili. Queste sono le prime borse di studio, sono gli studenti che già hanno avuto degli aiuti da parte nostra. Ancora altri progetti, questo che vi farò vedere è quel festival interattivo che facciamo una volta all'anno, dove ci riuniamo e parliamo di nuovi progetti. Immaginate che 4 anni fa l'abbiamo fatto a Firenze, cioè ospite Renzi, all'epoca sindaco di Firenze, e ha apprezzato tantissimo il nostro evento. Dopodiché per gli anni successivi l'abbiamo fatto al Pala all'Ottomatica, dove 2 anni fa l'ha aperto questo evento Gianfranco Fini, e l'anno scorso addirittura il ministro dell'ambiente Clini si è mosso. All'inizio forse un'associazione non lo so, viene vista giovane senza sapere e conoscere quanto è forte, viene presa come non so un qualche cosa di leggero. Quando poi sono arrivati in questo evento, e lo vedrete proprio dall'intervento di Clinici, non conoscevo veramente in modo profondo l'Under, ma ci stiamo dando da fare e abbiamo già risolto tantissime altre cose. Sull'Etna siamo riusciti a far installare impianti fotovoltaici dove sovrintendenze come altri enti volevano ostacolarci. Siamo riusciti in centro storico a Salerno a installare il primo impianto fotovoltaico attraverso l'aiuto dell'Under. Stiamo lavorando sulle zone costiere per alcuni tipi di impianti. Ecco, quindi là dove abbiamo segnalazioni vediamo che ci sono delle resistenze, anche un'associazione di 200.000 tesserati può far valere il suo nome. Vi faccio vedere questo filmato del nostro festival interattivo e dei alcuni ospiti. Diventata chiara, formare e informare. Per questo cambiamento che va promosso e va sostenuto, abbiamo il dovere di fare qualcosa di più. Passo la parola ad un importante cittadino attivo, un amico di Ant. Signore e signori, con grande piacere invito qui sul palco il ministro dell'ambiente Corrado Clini. Caro Antonio, grazie a te, grazie a voi di essere qui, perché è la vostra energia che dà la forza a noi in questo momento di lavorare e di insistere. Pensavo di sapere tutto di Hunter, perché ci eravamo incontrati, avevo letto i vostri documenti, la vostra rivista. Ma stare qui è un'altra cosa. Se da domani mi chiedono qual è il posto in Italia dove si produce più energia, non ho dubbi sulla risposta, è questo. Tra essere o avere, secondo me la soluzione è fare. Ci siete tutti 850, vi tributiamo proprio un grande ringraziamento. Grazie, grazie di essere venuti. La capacità di individuare ciò che veramente ci muove e ciò che veramente ci appassiona e di dedicare una vita a quel tipo di situazione, qualunque se sia, a prescindere, e c'è la chiave nuovamente di un individuo che sta bene. L'impossibile si può anche raggiungere. Però poi servono gli strumenti e il concreto, lavorare è davvero la fatica. La passione con cui fate qualsiasi cosa fa la differenza. Ed oggi, dopo un anno, abbiamo fatto 100 milioni di bottiglie di questo tipo di materiale. Il valore aggiunto che noi mettiamo in campo alla fine ci viene restituito.
Siamo resi conto che l'Italia è veramente ricca di questa energia, ricca di una società civile che ha delle idee, che vuole cambiare le cose, che si mette in gioco e che ha dimostrato di essere capace. Abbiamo raggiunto e superato la quota di 150.000 associati. La primavera prossima il parco avrà l'ufficiale apertura, quindi un invito a tutti voi per essere presenti e vivere con noi la magia del nostro Hunter Park. Thank you that you care so much about our future and that you promote renewable energies, which are extremely important. Our goal is to plant 1 trillion trees. We got 1 million here, and then we got a times two at the end. Siate coinvolti, fatevi ascoltare, siate intelligenti e soprattutto non abbiate paura. Con Hunter possiamo fare davvero la differenza. Ok, e queste sono le cose che noi facciamo. Avete visto quel bambino? Quel bambino ha fatto delle relazioni all'ONU perché porta una campagna avanti che quella Storp Talking Start Planting, iniziamo a piantare, perché lui promuove la piantumazione di alberi e noi come Hunter abbiamo deciso di sostenerli attraverso, ci siamo presi l'impegno di piantare 2 milioni di alberi nell'arco di 5 anni, quindi questa campagna è iniziata e perché no? È chiaro che c'è un buon motivo, no? Tutelare il futuro dei nostri figli, del nostro pianeta. E ora cerchiamo anche però di, facendo del bene, di avere anche altre opportunità, di creare il reddito, e proprio per questo il vostro settore è quello più chiamato all'intervento, a fare qualche cosa. Avete in mano veramente il futuro dell'Italia e poi lo vedremo insieme. Ora il mio intervento è finito. Questa associazione, per far parte di Hunter, semplicemente è una quota annuale di 10 euro per chi volesse dare un aiuto e portare avanti questo progetto, perché no? Per chi vuole siamo qua pronti per fare il tesseramento. Vi faccio vedere questo filmato e poi vi lascio all'architetta Torino Parco. Ci troviamo a Casafioto, in provincia di Varese, per la precisione Gavirate. Qui è stato realizzato quello che sarebbe possibile fare sulla totalità degli edifici italiani inefficienti, ovvero una completa riqualificazione energetica con grandi benefici sul piano dei consumi, dei costi e dei livelli di comfort ottenuti. Casafioto è il nome di questo interessante progetto che si articola in 10 punti, o meglio in 10 mosse, applicabili nella loro totalità o solo parzialmente. Si trattava di una casa come tante altre, con i soliti problemi di freddo, muffe, rumori, umidità e altissimi costi di gestione. Oggi è unica, è stata riqualificata e oltre ad essere di grande comfort, non consuma energia. Ma come è possibile trasformare la propria casa in una casa chiodo? La prima mossa da fare è la diagnosi energetica. Si tratta di un'analisi effettuata tramite sofisticati strumenti tecnologici per individuare come e dove la casa disperde energia. Una volta scoperto, è facile intervenire uno alla volta su ciascuno dei difetti per eliminarli. La seconda mossa da fare è intervenire sulle pareti e sulla copertura. Grazie all'avanzata tecnologia di sistemi costruttivi che prevedono l'utilizzo di materiali affidabili al 100% in termini di prestazioni, come le membrane traspiranti. Le
l'isolamento riguarda anche solai a contatto con locali non riscaldati, come le cantine. Ma stare il caldo e il fresco non è abbastanza se abbiamo dei vicini un po' rumorosi. Per questo è necessaria la terza mossa, l'isolamento acustico del pavimento e degli impianti termoidraulici. Il comfort acustico degli ambienti interni si può ottenere isolando il pavimento con massetti galleggianti, oppure adottando una tecnologia leggera a secco facilmente realizzabile anche su strutture esistenti. Le stanze della casa risultano dunque silenziose e tranquille, isolate in particolare dai rumori di calpestio e dei bagni. Gli impianti di scarico sono infatti insonorizzati grazie a tubi stratificati, collari antivibranti e cassette insonorizzate. E in città trafficante, quarta mossa. Per difenderci dai rumori esterni è fondamentale l'isolamento delle finestre. Telai, serramenti, infissi e perfino ancoraggi devono essere realizzati con materiali di nuova generazione, montati a regola d'arte per evitare punti acustici, ma anche dispersioni di calore e spifferi d'aria. Quinta mossa, l'isolamento dei vetri. Qui vediamo il telaio e i vetri ricoperti di pellicole speciali e con intercapellini riempite di gas isolanti dell'aria. Ma agli attuali livelli di inquinamento nelle nostre città, come facciamo ad assicurarci aria pulita all'interno degli ambienti di casa nostra? La sesta mossa è la ventilazione meccanica controllata. La purezza dell'aria è un elemento fondamentale per il benessere in casa. A Casa Chioto è stato installato un particolare sistema di ventilazione a doppio flusso che recupera il calore dell'aria espulsa e assicura, oltre a migliori prestazioni energetiche, anche l'assenza di inquinanti all'interno degli ambienti. Se una casa è davvero ecologica, non consuma energia. Cosa dire degli impianti? Settima mossa, il solare termico. In questa casa l'acqua calda è prodotta con un impianto a collettori solari che, installati sulla copertura, sfruttano l'energia solare per produrre l'acqua per usi sanitari senza bisogno di utilizzare energia fossile né elettrica, con un risparmio di emissioni in atmosfera e di costo. L'ottava mossa è la pompa di calore e geotermia. Se una casa è ben isolata, lo scambio di calore con l'esterno è minimizzato ed è quindi sufficiente solo il minimo di energia per riscaldarla d'inverno e raffrescarla d'estate. La migliore soluzione, se si dispone di un terreno o di acqua nei pressi della propria abitazione, è la pompa di calore con sorgente geotermica. E poi la nona mossa, il fotovoltaico. Si tratta di pannelli solari installati sulla copertura che permettono di produrre elettricità dal sole. Bastano pochi pannelli per produrre elettricità in eccedenza da poter essere rivenduta al gestore della rete elettrica con un meccanismo di scambio vantaggioso in termini economici e ambientali. Decima mossa, la domotica. L'elettricità così virtuosamente prodotta dal sole è infine controllata e gestita dall'impianto elettrico domotico. Con tale sistema è possibile gestire il clima all'interno degli ambienti, l'accensione, la regolazione e lo spegnimento di tutti gli apparecchi elettrici. Grazie a questo pannello si possono controllare tutti gli elettrodomestici, il riscaldamento ed essere sicuri di non dimenticare luci accese quando non si è in casa. Lo si può fare anche a distanza, ad esempio in viaggio, dal telefono cellulare o da internet. Casa Chioto è un esempio concreto di come sia possibile trasformare un edificio inefficiente in uno a zero consumi e zero emissioni. Le soluzioni applicate a Casa Chioto sono accessibili e disponibili sul mercato e consentono di accedere agli sgravi fiscali previsti per le riqualificazioni energetiche. Sono laureato all'inizio degli anni 90, ho conseguito, vi faccio una breve presentazione,
ho conseguito la specializzazione in progettazione urbana e architettonica nel 97. Con questa specializzazione, con il mio relatore, ho seguito per circa 10 anni all'università, ho fatto quindi un'attività all'interno dell'università con il professor Carlo Gasparrini, con il quale per circa 10 anni ho anche avuto l'opportunità di una collaborazione professionale. Questa collaborazione professionale mi ha consentito di avere una serie di incontri, rapporti professionali che mi hanno fatto capire come non poteva essere la migliore cosa che costruire un'attività professionale di tipo multidisciplinare e interdisciplinare. Quindi quello slogan che avete sentito prima nella presentazione di Hunter, cioè essere e avere, ma effettivamente fare, è il tema che sostanzialmente affronteremo oggi, cioè non essere architetti o essere tecnici, non avere il diploma o la laurea, ma fare gli architetti, fare i tecnici. È una cosa molto più interessante, più intrigante in questo senso. In tutta questa mia crescita direi professionale, ho conosciuto Hunter, ho conosciuto la Green Economy e mi sono reso conto che all'interno della mia attività professionale, occupandomi di architettura e di urbanistica, mi mancava effettivamente questo tassello. Negli ultimi 5-6 anni, come diceva Gerardo, c'è stata una crescita esponenziale della Green Economy, anche perché, e lo vedremo dopo, ci sono stati una serie di problemi di tipo ambientale che sono stati affrontati dalla comunità europea, dai famosi G7, G8, che poi a cascata hanno indicato una serie di normative che poi sono state applicate nel nostro paese. Dicevo la Green Economy in questo momento è quella che cresce, è l'unica economia che cresce, tant'è vero che l'attività professionale del mio studio, e credo che lo avete poco fa affermato, c'è questa crisi economica legata ad una crisi sostanzialmente dell'edilizia, ad una trasformazione della nostra professione, cioè una professione che sostanzialmente, è vero che io sono architetto, ma non è impensabile che all'interno di questa logica della interdisciplinarità e della multidisciplinarità non ci siano delle relazioni con il geometro, con gli ingegneri, nella realizzazione anche della casa che abbiamo visto prima, della casa col protocollo di Kyoto. Per cui il mio intervento farà riferimento su tre tipologie di edifici: gli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici produttivi. Voi in tutte le vostre probabilmente presentazioni che ci sono state, seminari, cioè, hanno parlato molto spesso, anche a quello a cui ho partecipato, si parla molto spesso dell'edificio, della residenza, ma c'è un mercato e c'è comunque una situazione di edifici non sostenibili, lasciatemi passare questo termine, delle attività produttive. Vedremo che ci sono sostanzialmente due grandi strategie per intervenire, sono più o meno simili per queste tre tipologie di edifici. E se eliminiamo il tema del fare architettura, come le dicevo, non bisogna essere, avere, ma bisogna fare architettura. Cioè, che cosa significa? Il fare architettura, o se vogliamo, è strettamente legato a quel buon senso di necessità che parte da fare le cose, da costruire i luoghi, trasformare gli spazi, rispondere ai bisogni. Nel momento in cui non riusciamo a dare risposta ad un bisogno del nostro committente, è il massimo, si ottiene veramente il massimo della nostra attività professionale. Migliorare le condizioni di vita è uno degli obiettivi dell'associazione Hunter, quello di migliorare le condizioni di vita e di aumentare il benessere. Implica in questo modo una visione più ampia, più articolata, più complessa del mistero dell'architetto, ma anche del geometra e degli ingegneri. Ed è sicuramente una grande opportunità di lavoro, lo vedremo, anche perché se voi riflettete la legislazione si tenta di tutto affinché si possa incentivare, perché ormai si parla solo di incentivi, le attività edilizia,
attraverso una serie di incentivi fiscali, urbanistici, no? Pensate al decreto, mi pare che era del 2010, 73-2010, che dà l'incentivazione di volumetrica se si interviene attraverso l'efficientamento energetico. Per cui è cambiato il modo di fare architettura, sicuramente, come è cambiato il ruolo del tecnico in questi ultimi anni di crisi. E quali sono gli attori del processo di questo cambiamento? Gli attori del processo di cambiamento sostanzialmente sono sempre gli stessi, ma sono cambiati. Il committente che oggi è in crisi, la sua idea, il suo sogno è stato ridimensionato, per cui dobbiamo avere la capacità di entrare nelle case, nelle famiglie, con i nostri committenti pubblici, privati, e cercare di fargli capire che ci sono nuove opportunità. Ovviamente in questo scenario l'architetto o il tecnico, cambia assolutamente il suo atteggiamento. Io mi ricordo un episodio, un ingegnere di tanti anni fa disse vicino a un cliente comune: ah, hai chiamato l'architetto? No, ti devi vendere un paio di muri in terra, disse praticamente, perché sostanzialmente si pensava all'architetto colui che fa spendere i soldi, fa, lavora sul superfluo. No, bisogna modificare l'atteggiamento, perché bisogna andare ad individuare quali sono i bisogni dei nostri committenti e cercare di dare delle soluzioni. L'impresa di costruzioni fino a pochi anni fa aveva tutto un suo modello. Immaginate solo gli adempimenti 8108 che sono stati introdotti e che povera impresa deve fare. Cioè Gerardo a un certo punto si sarà scocciato e ha detto: beh, Hunter, rispetto alle opportunità che mi dà, rispetto al fatto che io ho voglia di dare un futuro migliore ai miei figli, tartassamento che ho da parte dello Stato e con la burocrazia decido di. La stessa cosa se immaginate l'aggiornamento che bisogna fare sui nuovi materiali di costruzione. Immaginate la Mapei e la Keravol, che sono diventati due grandi colossi, per poter stare a passo con i tempi hanno fatto dei laboratori di ricerca. La stessa cosa cambiano, sono sempre gli stessi gli enti, lo Stato, la Regione, il Comune, che però noi facente parte della Comunità Europea, lo vedremo la ricaduta che è, una delle cose è la Casa Kyoto, noi dal 2020 dobbiamo realizzare edifici a costo ad energia consumo zero. Altro elemento è il paesaggio. Perché parlo del paesaggio? Perché con questo scenario cambiano le relazioni tra i materiali naturali, se volete, l'acqua, vento, luce, aria, non vengono più considerati come aspetti di serie B. La terra, il suolo, l'acqua, il vento, la luce sono elementi che possono sicuramente dare un contributo al benessere, alla crescita e al miglioramento della qualità della vita. I materiali urbani che si relazionano ai materiali naturali e che sono occasioni di riqualificazione del patrimonio e di qualità dell'architettura. Lo si può vedere quali sono stati gli interventi realizzati per esempio in Alto Adige, dove nasce lì il tema vero, no? con Casa Clima. Ci sono una serie di esempi bellissimi di architettura realizzati con l'uso della soluzione dell'edificio passivo. In quale scenario si muovono gli attori di questo fare architettura? Ecco, la Casa Kyoto nasce dal cosiddetto protocollo di Kyoto. Le politiche energetiche ambientali, viene sottoscritto questo protocollo nel 1997, noi oggi dal 2005-2006 abbiamo avuto una ricaduta vera nella nostra nazione, quindi ci è voluto un po' di anni. Questo che cosa significa? Significa che ciò che avviene nel mondo, in Europa, sicuramente nel giro a breve avrà una ricaduta sul nostro paese. Il trattato vede l'obbligo per i paesi industriali di adottare una politica di riduzione delle emissioni inquinanti responsabili dell'effetto serra, ciò che ci diceva prima Gerardo. I tre punti li possiamo riassumere: i paesi industrializzati hanno l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra del 5% rispetto ai livelli del 90%. Noi questo dato l'abbiamo già sostanzialmente raggiunto in Italia. Gli stessi paesi, e guardate questa, devono realizzare progetti di protezione di boschi, foreste e terreni agricoli. State sentendo negli ultimi 3-4 anni, questo ci sarà una legge sul consumo del suolo, che è ancora in Parlamento, ritorna, riva indietro, eccetera. Ma questo nasce sicuramente da valutazioni fatte
circa 10-15 anni fa. Quindi ci stanno dicendo, signori cari, state attenti, che non vi consentiamo più di consumare il suolo. Tant'è vero che anche nei piani territoriali di coordinamento provinciali si prevedono ampliamenti edilizi pari quasi a zero. Io ho avuto l'esperienza di essere circa 10-12 anni fa, di essere consulente per uno studente del piano regolatore di un comune qui nella provincia di Avellino, intorno ai 3.000 abitanti. Ebbene, già 10 anni fa questo comune presentava un eccesso di vano rispetto alle residenze. Infatti dopo vedrete che c'è una situazione italiana da questo punto di vista, che quindi c'è una situazione di quantità e abbiamo un problema invece di qualità. I grandi numeri. La terra, ed esce parte il protocollo di Kyoto da questi numeri, la terra oggi sostiene 145 miliardi di metri quadrati di edifici. L'impatto ambientale rappresenta il 47% del gas serra emesso in atmosfera a livello globale. Entro il 2030, nonostante la crisi economica, abbiamo circa 73 miliardi di metri quadrati di nuovi edifici. Ci avviciniamo probabilmente sempre di più a un punto di ritorno del cambiamento. Cioè, avete sentito prima nel filmato che ha presentato Gerardo che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un aumento della temperatura climatica del nostro pianeta. I numeri dell'abitare, vediamo la questione italiana. Ci sono, lo so, presidenziale in Italia sono 28 milioni e mezzo di abitazione per 25 milioni, questo già ci fa capire che vi è uno scarto. Il 20% è inutilizzato, cosa che noi verifichiamo, tocchiamo con mano anche nelle aree, voglio dire, molto prossime. Faccio un esempio delle aree vesuviane, Portici e Ercolano. Vi è un eccesso di vani in questo momento, dove la popolazione di Portici è passata da 90.000 a 60.000 abitanti, quindi abbiamo una riduzione di 30.000 abitanti negli ultimi 20 anni. Nonostante la crisi finanziaria, vi è comunque e la crescita pari a zero, il settore residenziale continua a crescere. Non è quindi un problema di quantità, ci stiamo rendendo conto, ma è un problema di qualità. Le nostre case sono confortevoli, rispondono alle esigenze delle società, rispondono ai bisogni del cittadino. Bene, da una ricerca fatta dall'architetto Mario Cucinella, che è un architetto che è un allievo dello studio di Renzo Piano, e ha vinto un concorso con la casa K100, individua nel prossimo millennio case, queste tipologie dell'abitare. Trova praticamente 7 forme di tipologie dell'abitare. Che cosa significa? Che il 90% del loro tempo le persone lo passano all'interno degli edifici. 14 milioni di italiani vivono in abitazioni sovraffollate e insalubre. 2,3 milioni di abitazioni hanno un'illuminazione inadeguata e il 20% si verifica in abitazione d'architetto. Questo ci fa capire che continua ad esserci un problema di qualità e qui si aprono una serie di scenari, credo, per la nostra attività professionale. In Italia, e l'altra questione è il tema della gestione, avete sentito nel filmato del protocollo di Kyoto, della casa Kyoto, cioè a un certo punto diceva quella era una casa rovinata che però aveva degli altissimi costi di gestione, dove facendo un intervento di riqualificazione ha avuto i famosi incentivi. Sappiamo che oggi lo Stato ci consente di arrivare agli incentivi dal 50% al 65%, a seconda del tipo di incentivo. Quell'incentivo viene detratto dalla dichiarazione dei redditi, si recupera in 10 anni, però consente di abbassare i costi di gestione. In Italia lo stock residenziale è responsabile per il 25% del consumo di energia e da 22% di emissioni di CO2. Vedrete che sostanzialmente l'edificato in Italia è quello che incide più di tutto sull'emissione di CO2. Mediamente in Europa consuma 15 litri di petrolio. Perché si fa riferimento al petrolio? Si fa riferimento al TEP, perché la CO2 si fa la valutazione rispetto all'unità di misura del petrolio. Nel caso si dovessero applicare gli interventi del protocollo di Kyoto, noi possiamo scendere il 65% l'emissione di CO2. Questo è l'altro elemento che ci deve far riflettere, perché quello che voglio sottolineare è che esiste sostanzialmente un fare del nostro mestiere che deve essere assolutamente
integrato con quello che avviene. Cioè noi dobbiamo capire che qual è il trend che si sta muovendo, perché altrimenti rimaniamo congelati con le nostre posizioni. Una delle questioni che noi abbiamo da un punto di vista professionale qual è? È quello di essere sostanzialmente dei singoli studi. Questa è una cosa che la comunità europea ha praticamente detto a tutti: non è possibile che voi siate singoli studi, ma è necessario che cercate di mettervi insieme. Tant'è vero che a un certo punto il governo Monti tira fuori la legge sulle professioni, no? Le società tra professionisti, pensando, no, di poter risolvere in parte, ma noi purtroppo siamo duri e quindi difficilmente riusciremo ad andare in quell'altra direzione. Per cui, questo che cosa voglio dire? Che a partire dal 2020, in Europa, quindi anche in Italia, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere realizzati con lo standard energia quasi zero, cioè classe A. Dobbiamo arrivare all'obiettivo di classe A. L'obiettivo rientra nella volontà di ridurre le famose CO2, ma ciò è possibile anche farlo per gli edifici esistenti, perché se noi facciamo un intervento di strutturazione forte, siamo obbligati anche a fare l'attestazione di certificazione energetica ANT e post-opera. Il settore immobiliare a questo punto, inteso come un insieme delle componenti che appartengono al settore immobiliare, dagli immobiliaristi all'impresa, da noi tecnici, ha saputo adeguarsi al cambiamento della società e alle aspettative delle persone? Beh, diciamo che secondo me non ancora. Anche perché se voi pensate che rispetto a quelle tipologie di abitazioni che si prefigurano nei prossimi anni, noi passiamo dal dopoguerra ad oggi da un nucleo di 4 persone a un nucleo di 2-3 persone. Che cosa significa? Significa che c'è un fabbisogno abitativo pari al 55% per singole coppie e vi è una domanda di abitazione monolocale al 50%. Ma che cosa succede in tutto questo? Succede che comunque l'abitazione media è sempre di 100 metri quadrati. La casa continua ad essere un investimento, ma nello stesso tempo, nonostante ci sia un tema legato alla quantità di vani, comunque c'è una necessità, ci sono ancora delle famiglie in attesa della prima abitazione. E nonostante ciò c'è un 50% di italiani, grazie alla crisi economica, grazie alle tasse sulla casa, che non può permettersi l'acquisto. Quindi l'accesso alla casa non deve essere solo una questione economica, ma deve rispondere al bisogno delle famiglie e creare degli habitat vitali nei prossimi decenni. Una risposta alla nuova domanda, per cui è possibile raggiungere l'autonomia energetica degli edifici, quindi dei costi di gestione pari a zero a partire dalle condizioni attuali? Bene, che cos'è efficienza energetica dell'edificio? L'efficienza energetica dell'edificio la possiamo in qualche modo individuare su 5 punti di tipo prestazionale: la qualità dell'ambiente esterno, e beh, questo è un aspetto anche importantissimo che poche volte viene discusso, viene relazionato, anche perché gli strumenti che ci danno e gli input che ci danno del tipo la certificazione energetica fa riferimento solo all'edificio, ma in effetti il benessere dell'utilizzatore di quell'edificio è anche legato all'ambiente esterno. Qualità dell'involucro, l'avete sentito prima sulla casa protocollo di Kyoto, no? Dove sostanzialmente l'ombreggiamento estivo, la riduzione dei consumi di energia, la qualità dell'ambiente interno, la ventilazione naturale, la qualità dell'ambiente interno, molte case con infiltrazioni d'acqua, come abbiamo visto, possono realizzare con la tipologia che abbiamo oggi in Italia, la maggior parte delle tipologie che abbiamo oggi in Italia, c'è il famoso fenomeno della condensa, i famosi ponti termici. Qualità del materiale, questo è un altro aspetto importante, perché un uso di materiali compatibili, cioè che abbiano, voglio dire, ecco, il Celemit che avete visto prima, un materiale naturale, il sughero, la fibra di legno e altri, e l'efficienza energetica degli impianti. Questo è un altro elemento, rappresenta il 20% all'interno di una valutazione 100 dell'efficienza energetica dell'edificio, l'efficienza energetica degli impianti, dall'impianto che può essere l'impianto di riscaldamento a pavimento all'uso di fonti di energia rinnovabili.
Vediamo come in tutta questa... non parte, Gerson. Vediamo cosa succede in Alto Adige rispetto ai numeri... Attualmente il 38% dell'energia utilizzata in Alto Adige proviene da fonti rinnovabili, il restante da fonti fossili importate. L'obiettivo è raggiungere l'autonomia energetica sfruttando le fonti rinnovabili presenti sul territorio. Trasporti, elettricità e calore sono i tre principali settori di consumo. Il calore è in testa con 5.300 gigawattore all'anno. La produzione di calore dipende per il 70% da fonti fossili importate. Il restante 30% è alimentato dalle centrali di biomassa. Ma i 2/3 del legno utilizzato sono importati. Aumentare la produzione di energia rinnovabile basta per raggiungere l'autonomia energetica? La risposta è no. Il numero di abitanti in Alto Adige cresce costantemente e di conseguenza anche il fabbisogno energetico. Pur aumentando la produzione di energia rinnovabile, nel 2050 si dovrebbe ancora ricorrere alle fonti importate. Quindi, qual è la soluzione? Applicare l'efficienza energetica, ovvero ottimizzare la produzione e ridurre i consumi. Il maggior potenziale di risparmio è nel settore edilizio e può raggiungere il 66%. Un'abitazione di 100 metri quadrati consuma mediamente 1.800 litri di gasolio all'anno. Impianti inefficienti e pareti non isolate possono causare la dispersione di calore. Installare una caldaia di nuova generazione può ridurre i consumi del 18%. Isolare le pareti, il tetto, il solaio e installare vetri basso emissivi può ridurre il fabbisogno del 60%. Intervenendo su impianti e involucro, quindi, una casa risanata consumerebbe solo 590 litri di gasolio in un anno. Con il risanamento edilizio nel 2050 si potrebbe raggiungere l'autonomia nel settore del calore. Insistendo sul risparmio anche negli altri settori, solo il 10% di energia necessaria dovrebbe essere importata e utilizzata soltanto nel settore dei trasporti. Insomma, autonomi e sostenibili sì, ma solo combinando produzione locale di energia e politica del risparmio. Quindi, come avete visto, questa ricerca, che è sempre la portata dall'Alto Adige, dove c'è sostanzialmente una grossa sensibilità, perché lì hanno avuto il problema, c'è il problema del riscaldamento degli ambienti, quindi di un forte consumo di energia. Quindi un edificio con bioclimatico è caratterizzato da soddisfacenti condizioni di comfort interno e contemporaneamente dall'uso di fonti rinnovabili. Quali sono le soluzioni innovative per edifici e luoghi della produzione, cioè la questione dei caparroni a basso consumo? Due grandi, possiamo dire, sono gli obiettivi, le strategie: il miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro e degli impianti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come per esempio il fotovoltaico e il solare termico. Ovviamente le prestazioni variano a seconda delle zone climatiche di questi interventi. Chiaramente, se noi immettiamo, per dirvi, un impianto fotovoltaico in Sicilia rispetto a un impianto fotovoltaico che mettiamo in Lombardia o in Trentino, abbiamo una differenza sostanziale di produzione. Migliorare l'efficienza energetica degli impianti significa fare un isolamento invernale per le pareti esterne e interne, solaio, tetto, solaio interrato, infissi, ombreggiamento estivo. Il tema dell'inerzia termica, cioè consentire al pacchetto termico di raffreddarsi o di riscaldarsi, di raffreddarsi nel minor tempo possibile. Questo consente, fa capire che all'interno di questa valutazione bisogna valutare lo sfasamento che vi è all'interno di una mutatura, cioè se noi riscaldiamo un ambiente dobbiamo vedere quanto tempo questo ambiente riesce a rimanere a quella temperatura costante per non perdere energia. Quindi anche i pacchetti che noi andiamo a utilizzare sono legati allo sfasamento. Lo sfasamento ottimale si aggira intorno alle 10-12 ore per la perdita di 1-2 gradi.
L'abitare del futuro sarà caratterizzato sempre di più dalla sensibilità maggiore nei confronti dell'ambiente. Quindi per noi rappresenta, secondo, una grande opportunità di lavoro per noi tecnici. Quindi per poter aggredire questo mercato è necessario che si siano messe in campo delle strategie bioclimatiche e con l'uso di fonti rinnovabili per consentire la riduzione dei costi di gestione. La famiglia italiana, rispetto ai costi di gestione, mediamente, e lo sappiamo tutti, questo è ormai io da quando ho fatto l'impianto fotovoltaico a casa mia non li dico più con mia moglie, altrimenti ogni due mesi arrivava la bolletta della luce ed era una guerra totale a casa mia. Da quando invece ho intrapreso e ho studiato, ci ho lavorato sul tema della green economy, sul tema della sostenibilità, c'è rientrata anche un po' di pace in famiglia. Mediamente la famiglia italiana spende 1.500 euro l'anno. Vedrete come un intervento di riqualificazione energetica può invertire la tendenza, cioè può consentire di avere un reddito dall'abitazione di circa 1.000 euro l'anno, cioè eliminiamo i 1.500 e aggiungiamo altri 1.000, perché la vera fonte di spesa è, cioè, sull'energia, acqua e gas, otteniamo un ottimo risparmio. Strategie ambientali per il patrimonio edilizio esistente. E l'efficienza energetica dell'edificio passa attraverso due elementi: l'efficienza energetica dell'involucro, come dicevamo, e l'efficienza energetica dell'impianto per il rendimento. Qui sull'edificio esistente noi abbiamo inserito l'utilizzo di fonti rinnovabili, perché in generale ci possiamo essere, ecco, in una condizione del genere: se non c'è un impianto centralizzato, difficilmente riusciamo a mettere l'uso di una fonte rinnovabile, anche se poi ci sono altre soluzioni che sono un po' più allo studio, che forse l'ingegnere del Guglielmo ci potrà delucidare. Efficienza energetica del patrimonio edilizio significa che noi abbiamo due terzi delle abitazioni, collegandoci a quello che ci siamo detti prima, abbiamo due terzi delle nostre abitazioni che sono state realizzate prima del 73, consumano circa 20 litri metro quadrato annuo di petrolio. L'altro terzo delle abitazioni ne consuma 15. Parlo del tema del 73 perché è legato alla legge 373 del 73, poi la legge 1091, poi arrivare alla legge, diciamo, attuale, quella della 5904, che poi ha introdotto tutta una serie di interventi. L'edificio passivo, guardate la differenza: nel momento in cui si realizza un edificio passivo abbiamo 1,5 litri metro quadrato annuo, ma purtroppo l'incidenza è molto bassa. Il consumo, statistica, libro bianco Enea, il consumo degli edifici costituisce il 45% del fabbisogno nazionale, cioè se pari a 100, il 45% è consumato dai nostri edifici, e non viene considerata in questo momento la parte che fa riferimento alle attività produttive, perché se mettiamo anche quelle, questo dato schizza enormemente. Avete visto qual è la diagnosi energetica? Certo, difficile che riusciamo, sono anche costi nell'attivare una serie di procedure per raggiungere per fare le diagnosi energetiche. L'ottimale sarebbe di avere la camera termica, come l'avete visto nel protocollo della casa di Chioto che prima è stata presentata, esce fuori un'immagine del genere, cioè ci dice quali sono le dispersioni termiche in facciata, in sostanza è quasi dappertutto. Allora, qual è poi la soluzione? La soluzione, ovviamente, nel caso dell'efficienza dell'involucro, è isolare tutto. Credo che voi abbiate anche una certa sensibilità, perché nell'area di Avellino, voglio dire, già questo risale a già un po' di tempo, insomma, la vostra sensibilità nei confronti dell'isolamento termico degli edifici. A sinistra vedete che vi è un elenco dove vi sono una serie di materiali che possono essere utilizzati a secondo delle capacità termiche e delle esigenze necessarie. Qui entra anche in gioco la certificazione, pare che forse sarete coinvolti in questa nuova, diciamo, veste, no? Di certificatori, quindi può essere interessante, diciamo, cercare di capire anche quali sono i materiali adatti, utili. Immaginate che per ridurre la dispersione termica con il cappotto, vedete che cosa succede: la tipologia tipica è la muratura in un edificio esistente,
il pietrame, se mettiamo 2 cm scendiamo del 50%, se arriviamo a 14 cm l'89%. Però questi isolamenti sono legati alle diverse zone climatiche. Per esempio a Bolzano, per raggiungere un'elevata, lo stesso coefficiente napoletano, c'è bisogno di 25 cm. A Napoli abbiamo bisogno dagli 8 ai 10 cm di isolamento. Di spessore, sì, di isolamento esterno. Però cosa succede? Nel momento in cui la parete non è isolata, vedete, l'altro tema del benessere interno è che si può creare il famoso fenomeno della condensa. Ovviamente, se facciamo riferimento al cappotto esterno, il problema viene risolto, non abbiamo né la condensa superficiale né la condensa interstiziale. Nel caso in cui dovessimo intervenire all'interno, c'è il problema. Il problema, ci abbiamo il rischio di condensa interstiziale. Ma come si può intervenire all'interno? Con una scelta accurata dei materiali. Un esempio, una volta, che è una un po' più complicata per forma, poi è anche stato fatto un intervento con il cemento armato, quindi immaginate che per raggiungere una quota di 30 cm di isolamento c'è bisogno di 2 metri di spessore di cemento armato, per dare la differenza tra un muro da 30 cm di tufo e una parete di cemento armato. I pannelli ideali sono fibra di legno speciale, sostanzialmente, quindi ciò che esce fuori dalla lavorazione del legno, e calcestruzzo espanso. Paradossalmente, il calcestruzzo espanso, voglio dire, ci consente di ridurre all'interno il problema della condensa, perché hanno queste caratteristiche. L'unica differenza è che il calcestruzzo espanso ha un costo un po' più elevato, perché il famoso Sicorex, il Tobin e quant'altro. Vedete le caratteristiche, la cosa in opera ve la conoscete benissimo. Cosa ha calcestruzzo ideale contro la muffa? Perché è un isolante molto igroscopico, un isolante molto basico, con pH pari a 12, efficace contro la muffa già con 2 cm. Cioè, molte volte possiamo utilizzare, se non abbiamo problemi di spessore, possiamo utilizzare questo elemento per poter risolvere i problemi di muffa che si hanno molte volte nelle case per la questione dei conti termici. L'altro isolamento è quello di legno speciale, in fibra di legno. Sono presenti anche gli intonaci a base di cassa e terra di argilla, nel caso in cui si interviene con un intervento un po' più pesante, con la spiccolatura di intonaci. Bene, il intervento a confronto è di questo tipo, vedete il comportamento diverso a seconda del tipo di isolamento, le strutture come si comportano, la parte calda diventa tutta la struttura, la parte fredda invece nel caso dell'interno abbiamo soltanto la parte interna diciamo riscaldata. Le soluzioni sono di questo tipo, no? Queste soluzioni, è chiaro, hanno dei costi diversi, probabilmente in alcuni casi non possiamo intervenire all'esterno, come in un appartamento. Noi potremmo anche pensare di strutturare un appartamento e fare un intervento esterno, interno, con dei pannelli sia a pareti che a soffitti, e ottenere con il cambiamento degli infissi, ottenere un ottimo risultato e un appartamento a basso consumo energetico. Per i 10 nuovi edifici vi faccio vedere il progetto K100 di Mario Cucinella. In sostanza bisogna isolarlo in inverno, avere un isolamento ottimale in inverno, ma la cosa importante è l'orientamento dell'edificio nel momento in cui noi andiamo a fare una nuova costruzione. Dobbiamo cercare di orientarlo in modo tale che possa avere un'inclinazione rispetto all'asse nord-sud di 10-15 gradi sull'asse est-ovest. Questo consente di, come vedete, di prendere il sole a 360 gradi, con questo studio che viene fatto, cioè consente che la mattina di sfruttare al massimo la luce solare. La parte in grigio sono i pannelli fotovoltaici, oltre all'uso per esempio dell'eolico, del solare termico, del recupero delle acque piovane che vengono utilizzate per gli scarichi e per l'irrigazione dei giardini, la fitodepurazione e l'uso di spazi.
In estate invece il comportamento è diverso, perché noi dobbiamo avere una situazione di ventilazione che da nord verso sud, aprendo una ventilazione meccanica, perché da nord la sera l'aria fredda consente il raffrescamento dell'ambiente, e avere il bisolel, la schermatura solare da parte esposta a sud. Quella casa che avete visto è una casa K100, cioè una casa di classe A che consuma 18,5 kW e emissioni CO2 zero, costa 100.000 euro, però qual è la cosa importante? Rispetto al quinto conto energia aveva un microcredito, cioè guadagnava circa 900 euro l'anno quel tipo di intervento, perché andava a risparmiare sui costi di gestione dell'abitazione. Luoghi della produzione. In questo caso io parto da un'esperienza diretta, sempre all'interno di questo dello studio professionale con il professor Carlo Gasparrini. Noi abbiamo avuto una consulenza per l'ampliamento dell'interporto di Nola. In quella consulenza noi abbiamo fatto una valutazione sugli edifici produttivi esistenti e successivamente qual erano il modello di edificio produttivo da poter progettare e regolamentare all'interno di questa. La situazione era questa, simile, tipica di tutti i capannoni, campata 10-10, altezza 12 metri, situazione forse che qualcuno lo conosce, dove un prefabbricato normale, che però da un'intervista fatta agli utenti era totalmente, voglio dire, criticato in tutto e per tutto. Immaginate la presenza di un eventuale solaio intermedio, dove gli uffici vengono posizionati nella parte sopra e sotto viene utilizzato il deposito, senza isolamento termico, impianti zero, lucernai che non si potevano aprire solo per la luce, quindi è diventato un effetto serra all'interno del capannone, e in più in alcuni casi blocco dei servizi igienici al di sotto all'interno del capannone. Questa è una delle cose che ovviamente dal punto di vista dell'uso del benessere non funziona. Comportamento privato del capannone esistente: praticamente inadeguato isolamento termico, inadeguata ventilazione, spazio di lavoro non separato, questo è uno degli elementi importanti, gli spazi di lavoro devono essere totalmente separati affinché ci possa essere un efficientamento energetico, quindi deposito, uffici di gestione e servizi devono stare all'esterno rispetto al deposito, perché hanno comportamenti e usi diversi, non è l'operaio, è diverso da chi sta in ufficio. La superficie esterna, è quello che vi dicevo prima, aumenta la possibilità del effetto di risonanza termica degli edifici, aumenta la temperatura dell'interno di 3-4 gradi in estate, perché c'è l'effetto isola di calore, cioè tutto asfalto nero, batte il sole e aumenta la temperatura del capannone. Questo era un elemento di crisi e di criticità all'interno, dove, che cosa succedeva? Sparare a palla il condizionatore, quindi aumento dei costi di gestione che incidono sulla produzione e incidono ovviamente sul profitto dell'azienda. Quindi una delle richieste che ci viene fatta al committente Interporto è cercare di capire come abbassare i costi, perché chi realizzava era Interporto gli edifici e venivano poi presi in gestione, in concessione da parte. Prime valutazioni sulla dotazione da adottare per la progettazione dell'edificio passivo dell'Interporto di Roma: realizzare un modello di efficienza e eccellenza energetica. Quindi quali erano gli elementi, i punti su cui puntare? Realizzare un corretto elemento dell'edificio. Un altro, differenziare e razionalizzare gli spazi, costruire un basso rapporto superficie-volume. Questo è importante, cioè la superficie delle pareti rispetto al volume deve avere un rapporto 0,45. Attuare un forte isolamento termico, realizzare una ventilazione naturale e meccanica controllata dell'edificio. Cioè che cosa significa? Significa che nei casi in cui abbiamo questo grande capannone e vi è la presenza di aria e di chiusura, perché vi è un certo tipo di lavorazione, di notte è possibile attraverso una ventilazione meccanica sia naturale che controllata con delle griglie, che poi vi farò vedere come avevamo ipotizzato, consentire che l'aria di notte entri nel capannone, esca con dei camini posti sul tetto e consenta la ventilazione del capannone, quindi il raffrescamento notturno, in modo tale da evitare il fenomeno della risonanza. Cioè, se io oggi mi batte il sole per le famose 10-12 ore al giorno e questa non riesce a rinfrescarsi,
la temperatura della parete rimane calda, il giorno dopo continua a battere il sole e quindi la temperatura aumenta, aumenta e avviene il fenomeno di risonanza termica. Realizzare una ventilazione naturale, abbiamo detto, sfruttare l'energia solare, quindi fotovoltaico e solare termico, fondamentali, creare una buona illuminazione delle zone di lavoro e costruire le condizioni, come dicevamo, di ridurre l'isola di calore. Le prestazioni energetiche del capannone, quindi immaginate la tipologia che noi abbiamo dato, era capannone e uffici esterni, elemento sfruttando l'altezza, nella parte bassa le baie di carico, con delle schermature e pannelli fotovoltaici, nella parte alta. Le prestazioni energetiche relative all'isola di calore, immaginavamo invece di avere asfalto di avere altri tipi di materiali di tipo freddo, chiamiamoli così, con la presenza anche di manti erbosi, di schermature di alberi e anche la presenza di acqua che è un buon elemento di raffrescamento dell'esterno nella fase di evaporazione. Il tema della ventilazione, si immaginava anche di fare delle prese d'aria interrate, perché ad 1,30 m circa del terreno la temperatura è più o meno costante, si aggira intorno ai 15 gradi, quindi per cui si faceva entrare aria, si portava a 15 gradi, presa d'aria, cammini di espulsione di ventilazione. Qui il recupero delle acque piovane per l'utilizzo dei servizi igienici, quindi abbattimento ancora dei costi di gestione. Lo schema e la disposizione usciva fuori questo è uno schema tipologico che poteva poi ovviamente a seconda dell'architetto o dell'ingegnere dare altri tipi di prefigurazione architettonica, però lo schema corretto era quello: differenziate, alzate il capannone, le baie di carico, la movimentazione delle merci sotto, sopra la possibilità di avere gli uffici direzionali. E poi la copertura con dei pannelli fotovoltaici. Ecco, questo pigliato che voi vedete, nella parte alta si immaginava la presenza del fotovoltaico per l'alimentazione. Questi sono dei lucernari, sono dei camini di ventilazione. Praticamente dall'alto abbiamo il vetro, quello lì azzurro. Quel grigliato era la possibilità di avere la ventilazione, cioè l'espulsione dell'aria calda, che veniva controllata con un sistema, diciamo, domotico. Per la parte esterna l'idea era quella proprio, vedete, lo schema sostanzialmente, la situazione attuale dei capannoni, la situazione invece che avevamo immaginato prefigurando una serie di materiali e di l'introduzione di un nuovo modello. L'uso di fonti energetiche rinnovabili. In questa mia esperienza della Green Economy sono riuscito a occuparmi anche di solare termico e di fotovoltaico. Che cos'è il pannello solare termico? Riscalda l'acqua sanitaria per uso quotidiano. Questo può essere di tipo forzato o di tipo naturale. Nel caso sia circolazione forzata, il pannello solare è integrato in una pompa di calore con alimentazione elettrica, ha il serbatoio lontano dal pannellino, consente un paio di pannelli, vanno bene per circa 4 persone, per un'abitazione di 4 persone. Questo è un esempio di installazione che noi abbiamo fatto come studio, dove la società per la quale lavoriamo, per la quale abbiamo stretto un buon rapporto di collaborazione, presenta questi tipi di materiali, lo staffaggio, i binari, il posizionamento del pannello solare termico, e questi sono i serbatoi con l'attacco alla caldaia, e questo viene utilizzato sostanzialmente per l'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, quindi l'integrazione al riscaldamento. Il sistema fotovoltaico sostanzialmente è composto da tre grandi moduli: modulo fotovoltaico e semipannelli, l'inverter, i quadri elettrici e i cavi di collegamento, oltre ad un altro oggettino che si chiama il data logger, che consente di mandare tutta una serie di informazioni rispetto all'uso alla produzione dei pannelli fotovoltaici. Questi sono degli esempi di installazione di impianti da 3 kW su tegole. Vedete, molto semplice, non vengono toccate le tegole, c'è la staffa che viene infilata sotto le tegole, viene agganciata, c'è il binario con i pannelli fotovoltaici. Qui un altro esempio di disposizione su un tetto inclinato verso nord,
di circa il 10%, dove noi attraverso l'uso delle staffe triangolari l'abbiamo totalmente orientato verso sud. Controinclinazione. Con una controinclinazione, perfetto. Questo è un altro esempio di una classe di classe B. Questo è l'impianto di casa mia. Su un tetto giardino, zavorrato. Questo è sostanzialmente l'aspetto finale, un impianto da 4 kW che mi dà circa 5.500 kW anno e mi sta consentendo praticamente di fare pace con la moglie e di guadagnarci pure qualcosa di soldi. Questi sono i quadri elettrici che vengono utilizzati. Questo è quello che veniva dato dalla società fino a due anni fa, fino a un anno fa, quello è l'inverter, mentre questo è un impianto che abbiamo installato due mesi fa a Montemarano, qui vicino, su di un tetto in legno, con le staffe e gli agganci speciali. Questa è la soluzione che esce fuori, e quello è il pacchetto che viene dato dalla società, cioè un monoblocco, quindi non è più quella presenza di tutti quei quadri elettrici, ma è una cosa molto semplice anche nel per cui alla fine le strategie ambientali, concludo, se ne vogliamo riassumere, sono rappresentate da questi 9-10 punti, che sono i famosi 9-10 punti del protocollo di Kyoto, cioè sono 9 punti più la domotica, qui manca la domotica. In effetti stiamo parlando dell'involucro massivo, della protezione solare, dell'apporto solare gratuito, dello spazio verde, dell'orti, della ventilazione naturale, dell'uso del solare termico e fotovoltaico fondamentale, da un uso di una pompa di calore e dal recupero delle acque piovane. Bene, non è una cosa che ci siamo inventati oggi nel 2014, lo studio bioclimatico e l'efficienza energetica degli edifici, ma c'è uno dei maestri dell'architettura, porto l'esempio di Le Corbusier, che già negli anni 20 incominciava a realizzare e a capire che c'era un problema di efficientamento energetico. Ma noi ci dimentichiamo le cose, perché i romani, i greci, gli egizi no, ci hanno insegnato tanto, però poi ce le dimentichiamo, ci scordiamo le cose, andiamo avanti e il progresso si sa, forse il regresso non è più il benessere che ci ha portato a dimenticare, dimenticare le cose, ma è l'uomo, la quantità, rispondi della quantità. Grazie per l'attenzione e auguri di buona pace a tutti.